grande lavoro di squadra fatto da tutte le agenzie istituzionali presenti sul territorio portano a dei risultati strabilianti, meravigliosi, che ci invogliano ancora una volta a guardare avanti e guardare oltre i nostri propri confini. Siamo fortemente convinti che attraverso il gioco di squadra che si sta facendo e con l'apporto forte e il rapporto diretto di collaborazione con la Regione Puglia e con tutti i territori, veramente possiamo incominciare a consolidare non solo quei risultati che sono stati pubblicati, ma soprattutto guardare a quelli che dovranno essere i risultati successivi che riguardano la destagionalizzazione. E su questo noi stiamo puntando molto. Sono anni che lavoriamo per la valorizzazione del territorio attraverso le nostre conoscenze, attraverso la nostra rete, la rete rurale turistica, attraverso il consolidamento di rapporti con gli operatori importanti del settore, non solo del turismo, ma della carta stampata, di giornalisti, di web TV che tanto ci hanno aiutato. Adesso si lavora a consolidare, come dicevo, i risultati che ormai si toccano con mano, e quindi per noi è importantissimo che operazioni come quelle dell'Opera Romana Pellegrinaggi, che per la prima volta lanciano addirittura il Capodanno nel Salento, in terra d'Arneo, possa diventare non solo la chiave di volta ma il punto di riferimento. Ed è solo un piccolo esempio. Ovviamente tutti devono fare la propria parte, e in questo periodo, mentre altrove magari qualche concerto di Capodanno, di fine anno, non viene ad essere realizzato, in terra d'Arneo, nel Salento, ci sono tante belle attività culturali che servono come momento di attrazione fondamentale. Ne vale una per tutti in terra d'Arneo, che è quella di Gallipoli, con il concerto di fine anno organizzato dal sindaco Stefano Minerva e dalla sua amministrazione, che ovviamente dovrà servire ad attrarre tanti i turisti. Ma quello che a noi interessa è soprattutto far conoscere ancora di più le nostre bellezze, il sistema ambientale, culturale, sempre attrattivo, le nostre risorse enogastronomiche, veramente straordinarie, ma soprattutto di grande qualità. Il turista da noi, ovviamente, quando viene e quando continuerà a venire, dovrà essere considerato non un ospite, ma deve essere un grande amico che deve, ovviamente, portare alta la voce del Salento, della terra d'Arneo, e perché no, fare da portatore di interessi di questa meravigliosa terra. Ho ricevuto poc'anzi una telefonata del presidente della Camera di Commercio italo-finlandese, il quale continua a congratularsi per quello che noi stiamo facendo, ma soprattutto ci sollecita a continuare i rapporti di collaborazione con i paesi del nord Europa, che diventano punto di riferimento essenziale per la destagionalizzazione. Ecco, siamo convinti che ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare, anche se altre convinzioni mettono in evidenza tutto il lavoro fatto, che è stato il lavoro di una grande squadra, che è quello della squadra del Galla Terra d'Arneo, nella sua interezza, delle istituzioni che hanno compreso che bisogna essere sinergici, ma soprattutto realizzare una grande rete di rapporti, ma soprattutto anche di convivenza istituzionale che va oltre a quelli che possono essere anche gli steccati politici. E siamo sulla buona strada. Ovviamente siamo ormai alle porte le festività natalizie, con l'arrivo del nuovo anno, il 2017, e l'occasione è propizia, oltre che doverosa e sentita, di formulare e significare i migliori auguri per non solo un Santo Natale, ma un 2017 che sia portatore di grande speranza, quella speranza che deve servire a rilanciare e a consolidare e continuare a valorizzare questo meraviglioso territorio. E ovviamente gli auguri a tutti gli operatori, non solo alla squadra del GAL, ma a tutti gli operatori, agli imprenditori, a tutti i sindaci, ai responsabili delle municipalità che ci hanno accompagnato in questo percorso, e alla gente salentina della terra d'Arneo gli auguri per una convivenza veramente sensibile, solidale e, perché no, di grande comunicazione a favore del nostro territorio. Tanti auguri di vero cuore a tutti.